Buonasera a tutte su Instagram, Facebook si sta connettendo adesso. Allora, oggi, come vedete, abbiamo creato un'altra decorazione primaverile, dai. L'abbiamo fatta con i gel e adesso invece ve la riproporremo con gli acrilici. Ciao a tutte, Sì. ciao! Ah sì, scusate, sono Alexandrina. Chris mi ha fatto presentare, io non sono abituata, dai. Portate pazienza. Va bene, sono una pessima presentatrice, scusate. Bene, aspettiamo che arrivino altre ragazze. Intanto vi dico i colori che ho usato. Allora, per la struttura abbiamo usato creamy, sia per allungamento che bombatura, con una stesura smalto proprio di pesca, di cover pesca. E poi per la French abbiamo usato il colore azzurro Naxos, che è uno di quelli nuovi. Lo faccio vedere. Il blu invece è il colore Rodi. Qui abbiamo sigillato con il matte, come vedete, e con il pure white abbiamo lasciato sopra il matte per fare qualche dettaglio che rimane lucido. Abbiamo sigillato con rock gloss, ovviamente, come vedete rimane lucido dopo soli 30 secondi in lampada, quindi a chi non viene non so come mai. E basta. Vado. Allora, metto i miei colori sulla palette. Stavolta li faccio rosa, tanto per vedere. Sperimentiamo un po' in diretta. Prendiamo il bianco. Pulite bene il beccuccio dei contenitori degli acrilici, perché così non si chiude la fessura qua da dove esce il colore. Poi ci serve questo. Facebook non so se si vede. Vabbè. Ecco, non ho pulito. Ciao a tutte, grazie, grazie. Portate un attimo di pazienza. Vedi nulla? Boh. Arrivo. Allora. Ci facciamo la nostra base. Io la farò di un rosa abbastanza chiaro e poi andremo a fare qualche sfumatura un po' più scura. Chiedono come cosa usi per la paletta tavolozza. Un cartoncino con un pezzo di plastica sopra, niente di particolare. Più che altro è comodo anche per pulirlo, perché dopo riuscite a pulirlo tranquillamente. Ecco qua. Allora, iniziamo a fare i petali.
Abbiamo quasi fatto la base. Lo ripassiamo un attimo se non è coprente. Allora, chiedo nel pennello utilizzato. Scusate. Non so come si chiama, fa parte di uno dei kit per decorazioni. Se non è proprio sottile, sottile, perché per fare una superficie così grande ci serve ovviamente un pennello un po' più grosso. Facciamo qualche altro petalo. Intravedo con la coda dell'occhio i cuoricini, grazie. Ecco qua. Questa è la base. Allora, è un pennello Line 0 del set pennelli acrilici Alessandrina. Ok, quindi Line 0 del set. La barra 0 del, okay, del set pennelli acrilici. Ok, adesso facciamo qualche zona un po' più scura. Forse l'ho fatto un po' troppo scuro. Perché non fai la base bianca come al solito? Ma sì, si poteva anche fare, non ci ho neanche pensato. Sì, vi ho detto che... Non ho sentito così ti picchio, cosa hai detto? No, che si può fare come non si può fare. Sì, è un colore molto scuro, quindi si può fare anche o bianca o rosa. No, beh, comunque risalta abbastanza. Sì. Domande su Instagram, ragazze? Chiedono gel, se sono gel o pitture acriliche. E se sono pittura acrilica? Sì, prima l'abbiamo fatto in gel, adesso vi facciamo vedere con la pittura acrilica. E con un altro colore. Maria Pia, il pennello utilizzato è quello del kit, si chiama 7 pennelli per colori acrilici, è quello più sottile. Facciamo anche qua. Altre domande? Qualcuno dice che i commenti, diceva prima, che i commenti di Instagram coprono tutto. Basta girare e mettere il telefono in orizzontale, invece di guardare col telefono in verticale. Quando girate il telefono dovreste vedere l'immagine più grande. Francesca chiede il pennello migliore per la bombatura, puoi usare il pennello... gel numero 4 o numero 6, dipende, abbiamo anche il pennello, come si chiama? Quello piramidale. Piramidale anche, cos'hai detto Ale? Sì, sì, quello piramidale. Il piramidale, sì, alla punta, quindi permette di andare a lavorare vicino alle cuticole senza toccarle. Sì, sì, io quello ho usato. Vado a farmi qualche foglia. Una ragazza chiede il colore della French, che cos'è? Naxos. Sì, non hai detto i colori utilizzati. L'ho detto così. Prima. Ah, l'hai detto? Sì. Probabilmente sei appena connessa. Ah, adesso Chris mi picchia, ragazze. Col bastone. Sì, dei selfie. Un attimo che mi prendo un po' di giallo. Ecco, ho sporcato tutto il pennello. Veronica chiede se i colori acrilici vadano diluiti o si può usare direttamente. Adesso spiega bene perché dobbiamo diluire il colore acrilico. Allora, siccome i colori acrilici si seccano all'aria,
appena li mettete sulla tavolozza potreste anche usarli senza diluire, però dopo un po' magari si seccano un po' e c'è bisogno di diluire. Se dovete fare linee sottili, vi verrà sicuramente meglio se diluite un po' con l'acqua. Se dovete fare una cosa coprente, invece io lo lascerei anche senza diluire. Come avete visto anche adesso che ho fatto il fiore, non l'ho diluito per lasciarlo abbastanza coprente. Dopo, quando faremo tutti i contorni, lo andrò a diluire quasi accorrellando il colore. Per far venire un effetto molto molto sottile. Vado a farmi qualche foglia. Che bello, è piaciuta la nostra tavolozza. Dobbiamo vendere questa tavolozza Vendila. qua. Allora, la nostra tavolozza è fai da te perché abbiamo preso un cartoncino nero. Potete prendere un cartoncino qualsiasi. Abbiamo messo Pellicola come? sulle buste quelle Sì, le buste per i dei documenti. documenti trasparente. E abbiamo cioè, incollato con lo scotch dietro. E niente, è una tavolozza. È perfetta perché alla fine la puoi pulire, essendo plastica, si può pulire e si riutilizza. Il cartoncino non si rovina, non si sporca, quindi abbiamo una tavolozza che potete ripetere e fare tutti a casa. Se volete, le vendiamo, ma insomma, potremmo sì farle. Di farla col logo Passione Unghie sotto e le stampare il logo sotto. Economica. Sì, piattina di plastica, sì, però è meno carina, di piccolino, non dà fastidio, la potete fare nelle misure che volete. Chiara chiede il French, scusate, il cover utilizzato. Allora, tutta la struttura è fatta con crimi, quindi ho steso molto molto sottile pesca sopra. Allora, cambio pennello per fare i dettagli. Questo è il pennello numero 0 per gli acrilici. Adesso, come vedete, sto acquerellando bene il nero, in modo che vengano le linee abbastanza sottili. Scusate. Non vedono però perché sei fuori. Guarda sopra se si vede. Sì, nell'angolino, ma si vede. Tavolozza stupenda, ecco. Vi abbiamo svelato come fare la tavolozza. Fede chiede se abbiamo usato la fattura pocket. Beh, in questo caso stiamo facendo tutto con colore acrilico, quindi non l'abbiamo utilizzata. Se dovessi fare la stessa cosa con i gel, la puoi utilizzare, sì. Mi trema la mano, Sì, vedo che sei un pochino agitata. Quindi spieghiamo un po' quello che ci ma... Niente, sto dice. facendo qualche dettaglio, i contorni del petalo. Dopo per addolcire, magari passiamo un po' con il bianco. Ciao a tutte quelle che stanno entrando adesso. Benvenute, ultima diretta della settimana, poi ci rivediamo quando in diretta? 14, sì. 14, martedì credo. Ovviamente abbiamo registrato un video della struttura, no della struttura scusate, Del decoro. dell'applicazione del colore, giusto? E della French e anche del decoro che abbiamo fatto nell'altra mano. Quindi se non siete iscritti iscrivetevi al nostro canale YouTube Passione Unghie Official perché
perché fra le prossime settimane pubblicheremo i video su questo canale. Oh, ho fatto un disastrino. Non sono comoda, scusate, adesso correggo. Forse su Facebook non si vede bene. Elda mi chiede per le spedizioni e tutto. Elda, puoi trovare tutti i nostri prodotti e info sulle spedizioni e tempistiche sul sito che è www.passioneunghie.it. Si è venuta qualche linea più grossa, non solo a me. Insomma, quando lo rifarete, se vi viene una linea un po' più grossa, potete addolcirla o con il bianco o ripassare un attimo il rosa, che si sistema tutto. Ciao Tiziana! Dai, forse rende anche di più il rosa. Mi piace di più il rosa, sì. Sì, rispetto all'altro dei cordici. Dai, ogni tanto gli esperimenti fanno bene. Qual è il cover più naturale possibile che non sia troppo rosa? Facciamo vedere la mano con questo cover qua, se piace. Questa erbesca applicato a smalto. I cover in verità sono tutti abbastanza naturali, dipende quanto ne applicate, quindi se utilizzate un costruttore già colorato basterà fare un'applicazione sottile del cover per ottenere un effetto più naturale possibile. Non esiste un cover più naturale o meno naturale, nel senso che ci sono tante tonalità per appunto accompagnare ogni tipologia di pelle. Quindi quello che magari è naturale su una pelle molto chiara non è detto che sia la stessa cosa sulla pelle scura. Quindi dovete avere diversi cover a seconda appunto delle esigenze della vostra clientela. La marca dei colori acrilici, Tina, siamo nella pagina passioneunghie.it e i prodotti sono marchiati con il nostro nome passioneunghie.it. Facciamo vedere magari chi non ci conosce. È su Facebook, giusto? Sì. E si asciugano all'aria, sì. Sai che le rifaremo rosa anche di là, eh? Va bene. O di un altro colore, però. Vabbè, va bene. Facciamo presto. Comunque non metto il bianco sopra. Sta bene, vero? Sì, sì, infatti, rende di più così. Cosa vi dite? Vi piace? Diteci se vi piace. Andremo poi a sigillare i decori con il matte. Quindi andremo a farli effetto satinato, effetto matte, perché essendo che sigillando con il rock gloss o con un sigillante lucido, con la foto poi si fa fatica a vedere bene i decori, perché ovviamente i decori andranno ci sarà riflesso sul lucido, e quindi abbiamo deciso di sigillarlo col matte. Pennello. Facciamo vedere bene il dettaglio. Dammi l'altra mano. Facciamo un piccolo sondaggio. Cosa preferite, azzurro o rosa? Perché Chris me lo fa rifare se non vi piace. Chiedono come pulisci i pennelli. Con faglielo vedere, dai. Pad. E se abbiamo, vabbè, anche un gel trasparente. E tu che cosa glielo fai vedere? Prendiamo il pennello. Mettiamo una punta di, potete mettere anche la base alfa o un costruttore o trasparente, sì, sì. Costruttore trasparente abbastanza liquido, quindi la base va benissimo, e lo passate sul pad
questo ovviamente era pulito, ma così anche le setole non si staccano, rimangono bene accanto una all'altra. Io adesso vado invece a sigillare il mio disegno decoro. Ok. Perfetto. Partiamo dalle cuticole. Qui dicono che tutti e due sono bellissimi. Non è vero, vince il rosa. Dite così solo per non doverle rifare. Salvatemi. E per i pennelli dell'acrilico come li pulisci? Acqua? Con l'acqua, sì. L'acrilico si pulisce prima con l'acqua. Prima che si asciughi nell'acrilico. E bisogna fare attenzione che adesso che andiamo verso la bella stagione, più caldo è, più il colore si asciuga facilmente. Quindi prima che si asciughi sul pennello e quindi rovini le setole, dovete bagnare il pennello e la setola con l'acqua. Con cosa stai sigillando? Chiedono. Con il sigillante matte. Io faccio girare un attimo il dito così il gel si livella. Si livella. Vai pure. 60 secondi per il sigillante matte. Lampada futura. Sì. Domande su Instagram, Elena? Una ragazza dice che sono belli entrambi i fiori, però forse il rosa spicca di più. Come si puliscono i pennelli dei cinesi? Li butti e ne compri degli altri. Poi chiedono delucidazioni sulle polveri. Sulle? Polveri. Quali polveri? Arcobaleno e sirena. Sirena che non riescono. Abbiamo il video su Facebook, sul video sulla pagina Facebook. Avevamo fatto delle foto sia dell'arcobaleno, dei video dell'arcobaleno che specchio. Quindi, passati 60 secondi, andiamo a sgrassare con il cleaner. Ed ecco qua. Bene, devo fare anche l'altro? Guarda, se vuoi, velocissimamente, bene. Facciamo anche l'altro e ripeti bene bene i passaggi adesso. Basta. E sigilliamo con Ultra Gloss, con Rock Gloss le altre unghie, che così spieghi di nuovo come farlo venire lucido. Pennello utilizzato, iniziamo. Quindi questo è nel 3/0 del set pennelli acrilici, li trovate sul sito passioniunghie.it. Quindi prendendo il colore rosa, lo mischio un po' con il bianco. Magari, siccome abbiamo diversi rosa nel sito, facciamo vedere così. Io sto usando questo. Con un po' di bianco. Sì. Lo schiarisco un po' ancora. Chiedono se si possono fare le decorazioni con le tempere, invece che con gli acrilici. Mi sa di no, perché le tempere hanno olio, no? Aspetta, no, le tempere sono ad acqua. Ad acqua. Tipo, sì, si potrebbe anche fare, ma l'effetto non è lo stesso. Io preferisco gli acrilici. Sì, sarebbe come fare i decori ad acquarello. È che essendo ad acqua rischia anche di staccarsi, quindi non so quanto convenga. Domande? Che lampada stiamo usando, se futura o UV? La futura stiamo usando.
Allora, come abbiamo detto prima, per chi magari si è collegato adesso, stiamo facendo la nostra base del fiore con un rosa chiaro. Chiedono se preferisci decorare con gel o con acrilici. Dipende dal decoro, per alcune cose mi trovo meglio con gli acrilici, per altre con i gel. Andiamo a fare qualche dettaglio più scuro. Quindi fate una macchia a caso prima. Una macchia a caso, no, dai, è un po' pensato, però. Allora spieghiamo come cosa devono fare riferimento. Prendono un esempio di quello Sì, vi che cercate una foto, non so, di qualche fiore che vi piace, ma un po' per tutti i disegni comunque, potete guardare su internet, trovate di tutto e di più. vai più verso la modella che sei verso il fondo, ecco. Io lo so che adesso sembrano un po' fatte a caso, però dopo con i dettagli andremo a rifinire tutto e si capirà bene. Andiamo a fare il verde per le foglie, mischiando il blu con il giallo. Qualche altra foglia. Adesso molto meglio la roccia, dai. Vado a riprendere il mio pennello zero per fare i dettagli. Vediamo Acquerelliamo che bene. sì, però sei fuori monitor, non ti vedono che stai diluendo il colore nero. Non lo so, da me sembra che si vede. Adesso ti vedi, sì. Scarichiamo bene il colore, così ci vengono le linee sottili. Mi chiede perché Denise, perché il matte rimane un po' lucido, lo lascio polimerizzare 60 secondi. Guarda, noi l'abbiamo utilizzato un attimo fa e viene perfettamente opaco. Forse dopo aver sgrassato applichi l'olio per cuticole, quindi se non stai attenta e lo applichi anche sull'unghia, andrà a lucidare l'unghia, l'olio, quindi potrebbe essere quello il problema. Ciao a tutte appena collegate, ciao! Dicevo che abbiamo sigillato col matte per far risaltare il decoro quando soprattutto andremo a fare le foto, perché se sigilliamo con un sigillante gloss lucido, in foto con le luci si rischia di avere riflesso giusto sui decori, quindi perdono di visibilità. Quindi sigillando con il matte non abbiamo alcun riflesso sui decori, quindi saranno maggiormente visibili.
Ciao Rossella, buonasera a tutte. Quanta pressione fai col pennello per fare le linee? Ah, pochissima, proprio con la punta. Non ti si vede più. Adesso mettiamo un monte, c'è la tua mano davanti. Boh. E ogni tanto vado sopra il disegno, scusate. Se volessimo invece sigillare, che sigillante consigli? Allora Vittoria, o sigilliamo col matte per averlo perfetto opaco, o anche rock gloss. Abbiamo usato per l'altro dito appena fatto il rock, scusate. L'altra mano. L'altra mano, ma no. Sul French. Sì, sul French abbiamo usato il rock gloss. Va benissimo anche per sigillare i decori acrilici. Non c'è problema. Anche perché il rock gloss è molto più denso degli altri gloss che abbiamo, quindi vi lascia un pochettino più di spessore, quindi sigilla perfettamente anche l'acrilico. Allora, tra ultra gloss e rock gloss, quale preferite ad oggi? Dipende. Esatto. Se magari ci sono dei dislivelli perché fate la French o che ne so, rock gloss vi aiuta molto a sistemare i dislivelli, quindi in quel caso magari è meglio il rock gloss. Abbiamo sigillato all'interno delle unghie, per esempio, e quello l'abbiamo fatto con ultra gloss che non ha dispersione, di modo che non avessimo bisogno di andare a rimuovere lo strato dispersivo. Quindi in verità noi li usiamo, ognuno ha una sua funzione specifica. Se andate sul sito www.passioneunghie.it potete vedere appunto ogni prodotto che, leggendo le descrizioni, viene spiegato quale specifico uso hanno. Una ragazza dice che non riesce a fare delle linee così sottili e se può dare dei consigli per fare intanto le linee così. Il pennello, se ti sembra troppo grosso puoi anche togliere qualche setola, proprio stando molto molto attenta. Poi, come hai visto, bisogna acquarellare bene il colore e ovviamente la pressione che fai mentre disegni deve essere minima. Esatto. Vai proprio con la punta. Sì, con la pratica si riesce. È tutta questione di pratica alla fine. Qualcuno chiede perché il titolo è scritto mix gel acrilico, perché in verità pensavamo all'inizio di farvelo vedere con la base in gel e poi i dettagli in acrilico, che è quello che un po' abbiamo fatto nella mano del fiore blu, azzurro. Facciamo vedere la mano. Ecco, che vedete qui. Quindi lì abbiamo fatto una tecnica mista. Mentre qui abbiamo deciso di provare a fare tutto acrilico e per vedere, per darvi anche la differenza, farvi vedere la differenza. Anche lì i due decori li abbiamo sigillati con il matte sotto, appunto per evitare che ci sia poi riflesso della luce della lampada mentre andremo a fare le foto. Un attimino, quasi finito. Guarda quanti cuoricini, il sorriso. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Complimenti, complimenti, piovono, sì. Piovono cuori. Grazie, grazie. Scusate se sono lenta, ma io finché non faccio mille dettagli, perché sono concentrata, lo sapete. E basta che se no vado fino a domani, vado avanti fino a domani io. Sì, ovviamente più decori facciamo, più il fiore sarà prezioso, più sarà realistico. Quindi più imparate a aggiungere dettagli senza ovviamente esagerare, vedrete che sicuramente sarà più bello. Andiamo a sigillare con il nostro matte, sigillante matte. Le unghie non sono naturali ma sono ricostruite, chiedono in Instagram. Sono ricostruite,
l'abbiamo detto all'inizio, forse per chi sì, magari sai, arrivano si è collegato sì, troppo vanno, adesso. Vanno il pubblico va e viene. Bisogna sigillare bene la pittura acrilica, quindi... Chiara chiedeva perché si va meglio ad iniziare dalla forma del soggetto anziché da linee delimitative. In realtà sono due tecniche valide entrambe. A volte si va meglio fare prima una piccola bozza, magari per disegni più complicati. Invece, insomma, per un fiore riesci anche un attimo a farti... una base e poi fare i dettagli. Dipende un po' dal tipo di decoro che si va a fare. Sì, ricordo che avevamo fatto un video con delle foglie per l'autunno e avevi ripartita lì dalle linee e dopo avevi disegnato sopra le foglie. Sì, quindi sì. Sono due tecniche che o si usano o l'una o l'altra a seconda di ciò che si deve fare. Non è che una è giusta e l'altra è sbagliata. Come ci si trova meglio alla fine? Se una persona si sente più sicura può fare direttamente. Caterina chiede come va steso il mat, se sottile o spesso. Lo stiamo proprio applicando adesso, quindi né troppo abbondante né troppo sottile, soprattutto quando abbiamo decori da sigillare, da incapsulare. E qua chiedono quante passate bisogna fare. Di cosa? Di sigillante. Tieni un attimo. Una. Quella che abbiamo appena fatto. Sì, io ho fatto una stesura molto sottile, poi ho aggiunto un pochettino per sigillare bene la decorazione. Chi non ha visto dall'inizio, attenda qualche minuto che abbiamo finito e può riguardare come video la diretta, sempre su Facebook. Purtroppo Instagram non salva le dirette, quindi dovete andare su Facebook. Molto belle, solo che Alexandrina è un po' timida. Lo sono sempre stata, quindi non penso che cambierà qualcosa. Forse dai, piano piano. Agata mi chiede del mio refill. Agata, purtroppo probabilmente ho offerto troppo poco, una futura dei gel. E quindi diciamo che non ho trovato per il momento... ancora il mio refill da fare. Allora, quindi 60 secondi in futura, se avete la UV un po' più di tempo, quindi magari 120 anche 180, dipende dalla vostra lampada, dai bulbi che avete. Bisogna strofinare bene così non rimane nessun residuo di... Quindi andiamo avanti con Rock Gloss invece. Adesso spieghi bene. Allora. Facciamo passaggi piano, lenti, così togliamo. Sai che togliamo il dubbio. Vai un po' più verso la modella, che sei troppo verso il fondo. Aspetta che faccio. Aspetta, che faccio anche zoom. Sì, così si vede qualsiasi errore che faccio. Scherzo. Per questo devi farlo giusto. Ok, sei super un po' più giù. Ecco, perfetto. Super zoomata. Allora, dai, io parto. Stiamo sigillando con il nuovo lucido Rock Gloss. Io parto sempre dalle cuticole, dal giro cuticole, e vado a stendere tutta l'unghia molto sottile. E poi, se dovete aggiustare un attimo qualche dislivello. Visto che abbiamo fatto la French, magari si vede un attimino il dislivello. Andate a modellare delicatamente. Abbiamo fatto la French in superficie, quindi non essendo dei gel colorati della collezione Fast, fanno un minimo di spessore. Quindi con il Rock Gloss andiamo a riempire, a livellare tutta la superficie. Bene, se volete potete far tenere un attimo l'unghia in giù, così si autolivella. Vai. Bisogna tenerlo minimo 30 secondi in lampada futura, 30-40 secondi,
se non rimane lucido a qualcuno, potete tenerlo anche di più, anche 60. Dipende anche forse da quanto ne mettete. Se lo mettete troppo abbondante, conviene tenerlo un pochettino di più. Ma abbiamo provato prima con 30 ed è rimasto lucidissimo. Quindi dovrebbe anche bastare. Facciamo l'altra intanto. Un attimo che mi... Ok. Più su, bravissima. Anche qua. Il Rock Gloss può essere utilizzato con i semi permanenti. No. Per i semi permanenti qual è? Easy Gloss. O Ultra Gloss, vanno bene entrambi. Tutte e due bocciate qua. Io non uso semipermanente, dai. A me piacciono le unghie lunghe, quindi. Andiamo a livellare bene anche qua. Ma la ragazza dice che ha comprato Rock Gloss, ma è pieno di bollicine e non riesce a farle andare via neanche quando lo stende. Come fai a sapere le pollicine? Dove punta? La sgomma ha scolato la bottiglietta, cioè. Boh. L'autista che le ha portato il pacco ha fatto tanti. Ma insomma, mi sembra strano. È così liquido, come fai a sapere le bolle? Tieni un attimo giù. Alessia mi chiede di nuovo, per Vai. unghie grasse cosa puoi consigliarmi? Dei primer base gel. Allora, non esistono unghie grasse, unghie magre. È questione della preparazione, quindi bisogna preparare bene l'unghia naturale. Nel prep è importantissimo per idratare l'unghia. Quindi nel prep primer binder e la base alfa. Utilizzando questi prodotti, combinando questi prodotti e lavorando con il gel di modo da non toccare le cuticole, sicuramente non avrete problemi di aderenza. Quindi non è questione di prodotto, ragazze, ma è questione proprio di magari metodo a volte, metodo su come si lavora, dai preparatori. Lavorare bene, spingere bene le cuticole. Su Instagram chiedono le caratteristiche, ma basta guardare sul sito passioneunghie.it e trovate tutte le caratteristiche del sigillante. Di niente Alessia, il Monofa è un semi permanente. Gabriele, il Monofa è un gel solubile, sì. Quindi lo puoi usare con sistema con i colori semi permanenti. Chiedono perché giri la mano della modella dopo aver applicato il rock. Essendo abbastanza liquido, magari mentre lo lavorate va un attimino sui bordi, quindi non so, io mi piace girare la mano così va più verso il centro e non so come dire, non si appiattisce, non so come spiegarvelo. Sì, esatto, si concentra più grazie alla forza di gravità che fa sì che tutto vada al centro, il prodotto tenderà ad andare verso la parte centrale, diciamo, dell'unghia, quindi seguirà la forma che abbiamo sotto in struttura, anziché appiattirsi e andare verso i lati. Giriamo un attimo. Quindi 60, ok, 30 e poi facciamo 10, 15 di tutti insieme. E così finisce la settimana. Uso Ultra Gloss ma si opacizza e ancora. Tutte che chiedono la stessa cosa. Olio per cuticole, l'olio per cuticole.
va applicato solamente sulle cuticole e non portato sulle unghie. Mi sa che è questo il problema, Michela. Quindi inserisci tutte quante, grazie. Ok, quindi facciamo altri 10-15 secondi di tutto. Con che cosa avete fatto la curva C, Alessandrina? Con le cartine, e poi abbiamo pinzato, abbiamo messo morsetti. Morsetti? 5 morsetti? Sì, dai, ho stretto con i morsetti. Sì, bisogna posizionare bene la cartina e si riesce a fare tutto. Bene. Andiamo a sgrassare il nostro rock gloss, che abbiamo tenuto 60 secondi. Non dovete lasciarlo raffreddare, come magari strofinate. Sentite che rumore fa Alessandrina mentre gratta? E io lo sento. Sì, ma si sente anche in video. Fallo vedere subito, se no dicono che fai la furbetta. Ecco, vedete, super super lucido. Non so se si vede anche su Instagram. Andiamo a sgrassare tutto. Ecco, se non vi viene lucido magari perché non sgrassate bene. Quindi Fabrizia, stiamo studiando una nuova linea di semi permanenti, però c'è da portare un po' di pazienza, quindi sì, tutto nuovo. Altre domande su Instagram? Che bravo, tutte lucide, ce l'abbiamo fatta, è venuto, ecco, anche stavolta. E chi ha detto che ha problemi con rock gloss, come vedete non dovrebbero essercene, seguite bene i passaggi e rimane lucidissimo. Ok, facciamo un quadretto con tutte e due le mani, così facciamo vedere bene sopra quelle rosa che mi piacciono di più. Che adesso Chris mi farà rifare. No, solo perché stasera ho fretta. Bene, se vi è piaciuto condividete, ragazze, grazie per seguirci e ci vediamo, appuntamento alla prova che bello su Instagram. Sì. E ci vediamo alla prossima settimana. Un attimo solo che zoomiamo anche qui su Facebook, avviciniamo un pochino. Bene. Annalisa Nails, prova a lasciare un attimo di più in lampada magari. Chiede del rock gloss. Sì, che ha detto che le rimangono dei punti opachi. Magari forse c'è più non prodotto. Non ha applicato bene, non ha applicato sì. Bene. Dove resta opaco, magari non hai messo abbastanza prodotto e quindi andando a sgrassare ti resta qualche punto opaco. Cioè, vedete, se seguite le nostre indicazioni, vedete che lo facciamo in diretta appositamente proprio per farvi vedere come utilizzarli i prodotti. Quindi invece di focalizzarvi sul fatto che non riuscite quant'altro, focalizzatevi su capire come seguire le nostre indicazioni che vi diamo proprio in diretta, perché vedete che il prodotto è perfettamente lucido, non c'è nessun problema. Sì, magari dipende anche dalla lampada, se non usate la Futura dovete lasciare più tempo, magari i bulbi della UV, non è detto che magari i bulbi siano nuovissimi appena installati sulla lampada, quindi magari dovete lasciare un po' di più. Non c'è problema nel lasciare di più rock gloss in lampada, lasciatelo pure anche 2 minuti in lampada UV, va benissimo, non c'è problema, e potete sgrassare subito o attendere un attimo che si raffreddi. Abbiamo fatto vedere in diretta proprio. Chiedono di vedere il video delle piume, che potete vedere sulla pagina Facebook passioneunghie.it, giusto? Sì. Esatto. E lì sono state salvate tutte le dirette, quindi c'è anche la diretta delle piume. Sì, che abbiamo pubblicato su Instagram la foto, quindi mm-hmm. Per quello chiedono. Sì, i fiori sono stati fatti sigillati col matte, che così risalta di più il decoro, ok? Per questo si vede che non c'è riflesso. Molto bene, allora ci vediamo martedì. Allora, chiedono se possiamo mostrare di più solo le unghiette rosa. Mostriamole di più. Eccole qua. Com'è che si chiamano questi fiori? Somigliano a... No, peonia. Cosa sto dicendo? No. Boh, non lo so. Ah, c'è un fiore. Non ho il pollice verde io.
Sì, sì, è un fiore primaverile che adesso non, non so il nome. Rodi opaco è pazzesco, sì, è molto molto bello. Anche lucido. Ma il fiore non è lucido? No, non è lucido. No, anche lucido Rodi è bellissimo, però appunto avendolo decorato così tanto, rischiavamo di, con le foto, di non far più esaltare il fiore. Quindi abbiamo deciso di farlo matta apposta. Adesso è troppo vicino. Peonia, dice. Evelyn dice che è peonia. Hai visto che brava che sono? Sei bravissima. Del resto disegni fiori dalla mattina alla sera, se non li sei tu. Uno propone fiori di lotto. Fior di lotto sul bench è stata fatta con Naxos, è un colore nuovo. Anche Rodi è nuovo. Sì. Questo è Rodi sull'unghia intera. Bene, grazie a tutti che ci stanno lasciando e ci diamo appuntamento a martedì, sempre alle 4:30 di pomeriggio. Iscrivetevi alla nostra pagina, abbiamo anche il gruppo Facebook Passione Unghia Official e niente, a martedì, buon weekend a tutte. Ciao ciao. Ciao.